Buongiorno, sono Riccardo di fbbike.it. Oggi finalmente è arrivata la top di gamma della Lombardo, o perlomeno la top di gamma dell'enduro, delle bike enduro, ovvero e mountain bike specifiche per l'utilizzo di enduro. Però veniamo alle caratteristiche principali di questa splendida bike. Innanzitutto, telaio con batteria integrata Bosch 500 watt, motore Bosch Performance CX 70 newton di coppia, inutile soffermarsi su questo motore che già conoscete benissimo, pignone movimento centrale 15 denti FSA con paracatena in acciaio, piccolo, molto ben fatto, non dà noia durante la pedalata e protegge perfettamente la catena. Altra cosa, essendo molto forato, è anche facile la pulizia dell'ingranaggio del movimento centrale, cosa non da poco. Poi nel prossimo video vi farò vedere il perché. Posteriore, cambio Shimano, ormai lo conosciamo benissimo, il Deor XT. Cambio a 11 rapporti, da 11 denti a 46 denti. Cambio che funziona molto bene per il fuoristrada, in quanto è estremamente preciso, è semplice da registrare e quindi è un cambio che ancora oggi è preferito agli altri cambi per un uso veramente estremo. In questa versione hanno inserito il cavo rosso, che va a riprendere le varie rifiniture rosse di questa e-bike, e abbinato al cambio abbiamo sempre il selettore della Shimano, come potete vedere, con le due leve, quella caratteristica che la contraddistingue rispetto allo SRAM, in quanto può selezionare le marce di scalata sia premendo con l'indice in questo senso, sia con il pollice in questo senso. Quindi in un utilizzo fuoristradistico è molto molto utile. Impianto frenante, anche qui ci viene riproposto un impianto ultra collaudato, semplice da utilizzare, che frena molto bene perché ha un pompante Deor, come potete vedere, col lato spurgo, la leva molto racing a due dita, io ne uso uno, però insomma, a due dita, e questo ovviamente idraulico abbinato a un disco da 180 all'anteriore e un 180 al posteriore. Perché il disco da 180 e non utilizzare un 200? Domanda che mi fanno un po' tutti i miei clienti. Ecco, Lombardo è andato un po' fuori da quelli che sono gli altri marchi, adottando il disco da 180 con una buona pinza, ci permette di avere una frenata molto modulabile e non la frenata secca che in un uso enduristico può creare qualche problema. Quindi questo impianto frenante io lo ritengo ottimo, anche con la scelta del disco da 180. Non ho trovato in nessuna situazione difficoltà nel rallentare o gestire la frenata. Per quanto riguarda le sospensioni, qui abbiamo una Yari modello 2019 da 150 mm di escursione, trattata come la Yari del modello 2018. Il 150 mm di sospensione è ovviamente abbinato ad un cerchio da 29, un cerchio da 29 con una gomma stretta da 2.35, una gomma specifica, una Magic Merrick della Schaube, prettamente enduristica, quindi è una gomma con una muscola molto morbida per un utilizzo prettamente enduristico. Mentre al posteriore abbiamo un cerchio da 27,5,
con una gomma da 2,80. Questa è un po' la novità, già con il 2018 l'abbiamo riscontrata sulle KTM e su altri marchi improntati molto sull'enduro. Questa diversità di cerchio consente diciamo, una buona trazione, allo stesso tempo una buona scorrevolezza su terreni impervi e comunque sia anche una buona maneggevolezza rispetto a una bici con due cerchi da 29. Per quello che riguarda l'ammortizzatore posteriore, la novità, come abbiamo già visto sulla Sempione Pro, abbiamo anche sulla Team un Monarch Plus RL Plus della RockShox Plus con una bomboletta esterna, regolazioni 20 tacche sul precarico. E questo è un ottimo ammortizzatore, è facile da regolare. Un RockShox per me è tra i meglio ammortizzatori che si possono trovare in commercio per un utilizzo alla portata di tutti. Delle accortezze che da quest'anno la Lombardo ha utilizzato sulle sue e-bike. Sono questi particolari, cioè il copri cuscinetto in Ergal per impedire che la polvere vada all'interno del cuscinetto, ovvero del paraolio e poi del cuscinetto. L'abbiamo in colore rosso che va a riprendere le varie rifiniture, molto molto carina da vedere. Inoltre Lombardo ha curato molto la solidità di questa bike. Infatti questa bike è omologata con un'omologazione particolare, perché è omologata a 40 km all'ora. Riesce a superare un salto di 120 cm. Questa è un'omologazione per questo telaio, che è unica nel suo genere. L'Esempione Team monta un reggisella telescopico con cavo integrato sul telaio. Riesce da qui, da questo punto, con la sua guarnizione in gomma molto ben fatta. Il selettore che abbiamo sul manubrio ci consente con una piccola pressione di abbassarlo o alzarlo. Questo è molto comodo nelle discese, soprattutto perché ci rende la bici libera tra le gambe di muoversi in maniera più agevole. E il prezzo di listino. Prezzo di listino 4.700 euro, che per la componentistica è veramente un rapporto prezzo-qualità eccezionale, e considerate che poi tutti i concessionari applicheranno uno sconto, informatevi dal vostro oppure da noi nel nostro sito fbbike.it o chiamandomi tranquillamente al mio numero di telefono, vi dico quelle che sono le disponibilità e il prezzo riservato. Una cosa dimenticavo: l'utilizzo del display. Il display si continua a mantenere il Purion sull'enduro, perché il Purion rimane ad oggi il display migliore, più semplice, più utilizzabile fuori strada di qualsiasi altro display, lasciandoci libero la parte centrale per applicare il nostro smartphone con il navigatore o le informazioni che ci servono mentre guidiamo la nostra e-bike. Comunque, vi rimando al prossimo video, perché questa è la mia e-bike. Ora farò dei test, la proverò meglio e vi dirò quelle che sono le mie sensazioni di questo splendido prodotto made in Italy, veramente made in Italy, fatto in Italia, dal telaio alla verniciatura all'assemblaggio della parte elettrica. Bene, con questo ho finito, non vedo l'ora di provarla e vi rimando al prossimo video. Un saluto da Riccardo, a presto.